tutto il mondo. C'è un governo Renzi, Grillo, Bossi. Silenzio. Ma dai, siamo seri. Qua ogni giorno che passa, ogni giorno che si perde, è un danno per l'Italia. Prima si fissa la data di nuove elezioni, prima il popolo decide, prima c'è un nuovo Parlamento, un nuovo governo, prima si fa la manovra economica e prima l'Italia riparte. Chi perde tempo tifa per l'aumento delle tasse, per il caos. Ditemi voi, un governo Renzi, Grillo, Boschi, Fico, che cosa può fare per l'Italia e per gli italiani? Dai, siamo seri, prima si vota meglio è. Chi perde tempo evidentemente è perché vuole salvare la poltrona. Da Renzi me lo aspettavo, da Grillo un po' meno, però. Ha detto che vuole salvare l'Italia dai nuovi barbari. Ma l'Italia verrà salvata da 60 milioni di abitanti che voteranno. A meno che qualcuno non pensi che l'Italia sia popolata da barbari, però in democrazia la parola aspetta il popolo. Ripeto, ogni giorno che passa è un giorno che prevede aumento di tasse e caos. Non ci possiamo permettere né aumento di tasse né caos. Ditemi voi, lo chiedo agli italiani, ma lo chiedo agli investitori, agli osservatori di tutto il mondo, un governo Grillo Renzi che cosa mai potrebbe fare di buono per il paese? Zero. Mini. E quindi confido che la democrazia prevalga e il buonsenso prevalga. Ministro, si arriverà a questo taglio dei parlamentari? È un modo, secondo lei, per portare avanti... Per perdere un anno di tempo. Ministro, mi farò un danno qui nel mare di Taormina, spero chi lo sa. Al di là del mare, dall'altra parte della Sicilia, ci sono due navi cariche di migranti che chiedono un porto sicuro. Non in Italia. C'è una nave spagnola da ormai 10 giorni in acque maltesi e quindi può scegliere tranquillamente fra Malta e Spagna, non in Italia. C'è una nave norvegese di una ONG francese, può scegliere tranquillamente fra Francia e Norvegia. Ministro Aguirre ha detto che non si aspettava tutto questo in Italia. Ecco, Richard Ghire mettesse a disposizione i suoi milioni e le sue ville e risolveremmo i problemi di qualche italiano e di qualche siciliano. Ecco, prendere lezioni da questi fenomeni ultramilionari che arrivano da oltreoceano e spiegano agli italiani cosa devono fare dei loro soldi è imbarazzante. Cioè, sono imbarazzato per Richard Ghire. Poi c'è il ministro, scusi, ministro. Fare una campagna elettorale, c'è gran parte del sud che si è riscoperto le vista alle ultime elezioni europee, ce n'è però una larga parte che non dimentica e non perdona alla sua posizione del passato nei confronti del sud. Sono dei confronti dei pessimi amministratori del sud. Io ieri ho girato la Calabria e ci sono strade ferme da 50 anni e la Lega non ha mai governato neanche un condominio in Calabria o piuttosto che in Regione Sicilia. Quindi evidentemente io me la prendevo e me la prenderò sempre quei pessimi amministratori del sud che hanno condannato milioni di italiani ad avere una sanità di serie B e una situazione di infrastrutture, strade, autostrade, porti, aeroporti, ferrovie indegna. Una legge che darà maggiore autonomia alle regioni potrebbe penalizzare proprio il sud e quindi anche la Sicilia? Potrebbe aiutare in primis il sud. Autonomia significa punire l'incapacità e l'irresponsabilità. Qua c'è qualcuno che ha fallito, evidentemente, governando queste splendide terre. Se hai un mare stupendo, ma non hai strade o ferrovie per arrivarci, non è colpa né di Salvini né dell'autonomia che concede, evidentemente. Però questo è qualcosa che il nuovo governo dovrà risolvere, insieme a una manovra economica che abbiamo già in testa. Chi sta pensando di non andare in Parlamento settimana prossima, ma far passare il Ferragosto e facciamo il 18, facciamo il 20, facciamo il 22, facciamo il 25 e vediamo cosa succede, non ama l'Italia. Chi perde tempo danneggia l'Italia, perché un nuovo governo la manovra la fa in fretta e la fa bene. Ministro, mercato paura dall'uscita dell'euro. Ma non c'è assolutamente all'ordine del giorno nessuna uscita dall'euro. Ministro, la Lega alle urne. Io fermi la foto del Presidente del Consiglio. Scioglimento delle Camere e poi data eventuale del voto, secondo lei? C'è il Presidente della Repubblica che ha in mano la situazione, mi sembra chiaro a tutti che non c'è più un governo, non c'è più una maggioranza. Se qualcuno crede che l'Italia possa essere governata per anni dall'accoppiata Renzi-Grillo, auguri, forse è il caldo di agosto. Qua l'unica soluzione sincera, trasparente, concreta, efficace, democratica è dare la parola agli italiani. Non capisco questo terrore di far votare gli italiani. Siamo in democrazia, dovrebbe essere la cosa più bella del mondo far votare i cittadini. Non penso che i cittadini voterebbero mai
una coppiata Renzi Grillo, onestamente, però vediamolo, facciamoglielo fare a ottobre, a fine settembre vota l'Austria, a metà ottobre vota la Polonia, in autunno voterà anche la Spagna. Non si capisce perché altri paesi europei votino tranquillamente in autunno e gli italiani no, gli italiani non possono votare, è la poltrona, il potere della poltrona. Ripeto, da Renzi me l'aspettavo. Ministro, la Lega al voto da sola? Da Grillo un po' meno. Ministro, si aspettava un altro atteggiamento. Non guardo al passato, stiamo lavorando per il governo del futuro. L'Italia ha bisogno di un governo stabile, serio, con idee chiare per i prossimi 5 anni. Noi le idee ce le abbiamo, quindi fatemi lavorare per il futuro. Ministro, la Lega al voto da sola o con alleati? Fateci fissare la data del voto. Sicuramente mai nella vita ci alleeremo col partito. Cosa pensa del simpatizzante della Lega che ha imbrattato il murale a Taormina di Carola Rackete? I muri non si imbrattano, punto. Né pro né contro. Ministro, ieri Miccichè ha parlato del centrodestra unito, però nel passato recentissimo l'ha insultata varie volte. Avete fatto parte? Sono sempre... No, non lo sento da una vita. Non rispondo agli insulti. La testa mi sta... Ad appoggiare la testa mi sta scapazzando tutto. Diamo agli italiani la prospettiva del voto. Per il sud da futuro, Presidente del Consiglio. Nel contratto di governo non c'erano le elezioni a così breve scadenza. È chiaro che in nessun contratto di governo ci sono le elezioni, ma non c'erano neanche tutti i no che... Il suo consenso. Troppi no. L'Italia ha bisogno di sì, la Sicilia ha bisogno di sì, non di no. Grandi opere, infrastrutture. Il ponte sullo stretto, ministro? Infrastrutture di ogni genere. Mi fai male. Oggi ho preso il traghetto, ho parlato con i lavoratori dei traghetti e con i passeggeri dei traghetti. Diciamo che nel futuro bisogna collegarla più velocemente, la Sicilia alla terraferma, bisogna collegarla più velocemente. Poi non faccio l'architetto, ma sicuramente la situazione oggi non funziona, questo mi sembra evidente. Ministro, lei non ha le elezioni, però il leader del PDS, le elezioni sembra volerle, ha sempre voluto volerle, forse potrebbe diventare parossalmente un suo alleato nella richiesta di elezioni. In questo momento mi sembra molto più coerente indicare, nel senso che tutto il PD ha insultato per più di un anno, non vedo, è Di Maio, è Conte, è Grillo, è Fico, mi sembra una posizione coerente quella di chi dice dopo questo governo c'è il voto. In democrazia scelgono gli elettori. Manovrine di palazzo alla Monti, ecco, un governo Renzi Grillo sarebbe una roba alla Monti Fornero. E non oso immaginare una manovra economica della coppiata Renzi Grillo, quindi mi vengono i capelli dritti in testa. Però lei pensa che il tipo mandi sempre Renzi? No, l'intervista oggi l'ha fatta Renzi, però c'è un segretario di partito che conto rispetti la democrazia. Ministro, cosa ha chiesto a Mattarella? Guarderà Conte negli occhi. Cosa ha chiesto a Mattarella? Secondo lei sceglierà le Camere e andrà alle elezioni? Con totale fiducia e rispetto del presidente Mattarella, che mi sembra abbia ben chiaro il bene dell'Italia.